Il giornale Il giornale di Vivicentro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. L'operazione condotta questa notte dai carabinieri del gruppo di Locri assieme ai cacciatori di Calabria rappresenta un colpo durissimo nei confronti del clan Cordì egemone sul comune di Locri. Cesare Cordì si era reso da titante nel mese di settembre ed in questo momento era l'elemento di vertice di questo clan che si era reso responsabile dei maggiori episodi criminali nel Locride. È stato determinante anche questa volta la raccolta informativa di tutti i presidi dell'arma dei carabinieri che sono presenti in quasi tutti i comuni della Locride. Operazione riscatto 'ndrangheta. Arrestato dai carabinieri il latitante Cesare Cordì. Decisive le violazioni al decreto Io resto a casa. Ancora una volta i carabinieri della provincia aspromontana si sono confermati inesorabili cacciatori di latitanti, pronti a imporre l'osservanza della giustizia a chi, dopo la commissione dei reati, prova a sottrarsi ulteriormente alle proprie responsabilità. Un'azione fulminea, come già segnalato dal comandante del gruppo carabinieri di Locri, il tenente colonnello Giovanni Capone. Quella dei militari delle compagnie di Bianco e Locri, dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori d'Aspromonte, che non ha concesso la minima possibilità alla fuga già orchestrata da un ingresso secondario al figlio di Antonio Uragioneri, il quale si era reso irreperibile in occasione dell'esecuzione dell'operazione riscatto della compagnia di Locri. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.